Assolutamente sì, noi ultimamente abbiamo visto che c'è soprattutto da parte delle giovani generazioni un'attenzione particolare all'ambiente e nascono, oltre alle associazioni che da sempre si occupano di ambiente come Lega Ambiente, tante altre piccole associazioni di giovani che danno la loro attenzione alla cura ambientale. E questo ha fatto venire in mente che nel progetto di comunicazione sociale che da anni si fa, mettere l'attenzione sull'ambiente, sui piccoli gesti quotidiani che in qualche misura possono dare una mano all'ambiente, quindi a farci respirare meglio, a farci vivere meglio. Ecco perché vedete in questi cartelloni che sono stati realizzati piccoli gesti semplici e quotidiani che ognuno può fare. E poi c'è anche un'altra questione molto importante. Le associazioni hanno lavorato insieme, hanno costruito loro questo percorso, hanno immaginato loro questo percorso. Quindi il volontariato ecologico, quindi gli ecovolontari stanno crescendo, in un momento in cui il volontariato invece sta subendo un minimo di difficoltà, come si vede anche dalle statistiche dell'Istat. Andremo intanto comunque a far conoscere questa cartellonistica nei vari posti della regione e magari costruire intorno a questo anche altri momenti, altri incontri che possono far maggiormente avvenire un'attenzione, diciamo, alle persone, quindi alla gente, no? Quindi, come dire, raggiungere i cittadini sia per sensibilizzarli sia anche per avvicinarli al mondo del volontariato ambientale.